Ciao a tutti cari amici dell'angolo delle prelibatezze, eccoci alla Degusta Box del mese di luglio 2017. Scopriamo insieme tutti i prodotti in essa contenuti. Come sempre delle brochure, da vari coupon che Degusta Box ci mette all'interno della scatola, possiamo vedere che il concorso Degusta Blogger continua ancora per tutti coloro che vogliono aderire e vincere punti speciali. Inoltre all'interno di questa Degusta Box il concorso prevede anche la preparazione di una fresca insalata con i prodotti che sono contenuti nella Degusta Box appunto di luglio, da fotografare e sempre inserire e condividere nel mio profilo, proprio profilo Instagram, usando l'hashtag Degusta Blogger e taggando Degusta Box Italia. Anche qui la possibilità per vincere altri 50 punti per sempre i famosi e i fortunati, soprattutto 10 sorteggiati. Poi, per la categoria buoni sconti e coupon, un buono sconto del valore di 0,25 per un prodotto riguardante il guscio piccante di arachidi croccanti di Lorenz. Come dice qui, basta acquistare una confezione di knick-knacks e ricevere subito uno sconto alla cassa di ben 0,25 centesimi. Deve lei, che ricorre spesso in Degusta Box con le sue salse buonissime, io ho provato più volte la maionese, devo dire che è squisita, questa volta ci regala un'ottima cosa, credo che per tutti quelli che amano cucinare, trovare un piccolo ricettario con alcuni spunti sia assolutamente cosa alquanto gradita ed interessante. Ricettario deve lei. Morato scricchi, grissini croccanti ricchi di gusto al sapore di mais. Olio di semi di mais Joil, arricchito con 5 vitamine che aiutano a mantenere la migliore funzionalità dell'organismo. E io non ho mai provato l'olio di mais per condire le insalate, so che da anni c'è un'altra marca famosissima che lo pubblicizza spesso, che lo propone come un'alternativa sana per chi ha problemi di colesterolo e quant'altro, e appunto si presenta come un vero e proprio alimento per il benessere, perfetto alleato per chi ama stare in forma senza rinunciare al gusto. Come potete leggere qui, gli ingredienti, oltre ad esserci quello appunto dei semi di mais, è ricco anche quest'olio di vitamina E, B6, A, D e la vitamina B12. E ci pensa Bonduel con le allegrie di mais, un driss di mais, olive e peperoni. Una normale confezione da 3 che possiamo trovare facilmente al supermercato e con cui possiamo condire le nostre favolose insalate cottura al vapore. I bio, 3 volte bio, snack, sono dei lupini di agricoltura biologica di Madama Oliva. Molto buoni i lupini, io da piccola li ho mangiati spesso a casa come aperitivo, antipasto, pre-pranzo. E se volete una ricetta così molto fast, potete condire i lupini con olio, succo di limone, pepe nero, un pizzico di sale, e sono assolutamente buoni. Tomarchio, aranciata rossa tomarchio siciliana in vetro. Allora, non so se chi conosce il marchio Tomarchio, scusate il gioco di parole, in Sicilia è assolutamente famosissimo. Io conosco le bibite Tomarchio, quindi mi sento di poter dire che sono buone, anche se non le ho mai acquistate in vetro, ma sempre solo in petto. Per la gioia dei golosoni come me, le fruittelle, le caramelle frizzanti, zuccherine con succo di frutta, con gli animaletti, soliti snack dolcissimi, dolciosissimi. Degusta Box, le salse. E vedo che deve lei, oltre a ricettare, appunto, ci ha proposto la salsa tzatziki, spero di averla pronunciata correttamente, tzatziki, salsa greca famosissima, perfetta per condire le insalate e le verdure, e la Caesar salad, naturalmente ottima anche questa. Noi in casa adoriamo, ahimè, le salse e non potrà che farci felice avere lei anche questa volta.
il famoso coupon di cui parlavamo prima, la possibilità per i degusta blogger di assaggiare in anteprima questi knick-knacks, the double crunch peanuts. Facciamo la doppietta con fruttella, con gli orsetti gommosi, sempre a succo di frutta. Questi sono sempre orsetti, però sono frizz, quindi che rilasciano quella sensazione di frizzante in bocca. Le piadelle integrali del Mulino Bianco, 100% buone ed integrali, ampiamente pubblicizzate in TV. Queste sono la novità, perché le piadelle sono sempre state quelle classiche con farina ricca di glutine, mentre queste sono quelle integrali e sono la novità di Mulino Bianco. Possiamo darci dentro con le idee estive per delle ricette buonissime. Riso gallo che fa chicchi ricchi di mix di cereali con riso integrale, riso rosso integrale e la quinoa rossa. Una ricca fonte di fibre, perfetto anche questo per creare delle favolosissime insalate. E qui naturalmente la spiegazione per come prepararli, anche un'idea di insalata di riso integrale rosso, quinoa con cece e menta piperita ad esempio. Un pestato Barilla alle verdure mediterranee, perfetto per condire la pasta, a base di peperone rosso, giallo, basilico, zucchine, favoloso. E poi sono 2-3 porzioni per condirci perfettamente la pasta, anche fredda, ottima come idea estiva. E poi, non volendo tralasciare e dimenticare nient'altro, tra l'altro non so neanche che cosa sia, acqua, sale marino, iodio, perfetto. Allora è uno spruzzino, quello da chef proprio stellati per salare i propri cibi, sale a piacere sui cibi caldi e freddi sino a quando non si attiene la salinità desiderata, proprio un tocco di quelli da chef stellato, uno spruzzo e condiamo i nostri piatti, una cosa un po' più tecnica ad esempio rispetto a come sono io. Allora, io ho finito con la presentazione di tutti i prodotti della Degusta Box. Vi invito a seguirmi, anche se so che siete in ferie, in vacanza, continuate a seguirmi. Ogni tanto anch'io, nonostante il caldo, cercherò di pubblicare squisite ricette e spunti estivi. Vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando condividete il video, quantomeno lasciate un vostro segnale, quindi un mi piace, un cuoricino, quello che voi desiderate. Ci vediamo alla prossima Degusta Box. Vi auguro buona estate e buone vacanze per chi ancora non ci è andato. Un saluto a tutti, ciao!